Wabalabadabab, bentornati su Nomamammazzo. Con sommo piacere sono qui con voi per parlare di uno dei miei personaggi preferiti di tutto il Buffyverso, ovvero Angel, che finalmente fa il suo debutto anche nel reboot a fumetti, di cui ho già parlato in un paio di video. Il reboot a fumetti di Buffy l'ammazzavampiri è ambientato nel 2020, ovvero 24 anni dopo l'universo originale, cioè non nel 96 ma nel 2020. Però Angel non fa il suo debutto nella linea a fumetti di Buffy, ma in una sua linea omonima, ovvero nel numero Angel. Guardate quanto è bello, si vede che usano esattamente il logo della serie TV, quindi l'ambientazione vuole essere la stessa della serie TV Angel. Si vede in sfondo il panorama da una collina di Los Angeles, quindi è già ambientato a Los Angeles. Pare inserirsi nella continuity dei fumetti che abbiamo visto finora, esattamente tra il numero 2 e il numero 3, che uscirà a gennaio e ne parleremo a gennaio, quindi è esattamente in continuity, ma è in una serie tutta sua per ora. Poi non so se andrà anche nella serie Buffy di cui ho parlato. Vorrei concentrarmi un attimo sulla bellezza di questa copertina. Come notate è in rilievo, qua è tutto lucido. È già una copertina fantastica di per sé da vedere. Se poi la prendete con le vostre belle manine in questo numero, tra l'altro con copertina rigida, noterete quanto è bella anche la stampa. Vedete, qui non si può vedere com'è lucido, su sfondo opaco, e anche qua la stessa cosa. È davvero spettacolare. È edito da Salda Press e lo potete trovare tranquillamente in uno dei miei link Amazon che vi metto qui sotto, così lo acquistate e contribuite anche un po' al canale. Pare che a questo nuovo Angel, di questo universo ambientato 24 anni dopo l'universo originale, gli autori vogliano dare più background e infatti vediamo che dopo che ha ottenuto l'anima a causa della maledizione, sempre nel 700 a giudicare dai disegni, non passi 200 anni a crogiolarsi, a fare il barbone, a bere sangue di ratto e a evitare gli esseri umani, ma pare che stia già agendo come agente delle forze del bene, aiutando, diciamo, gli indifesi, salvandoli dai demoni, e pare che stia già a Los Angeles. La differenza appunto è che tutto ciò succede prima ancora che incontri Buffy e pare che a guidarlo in questo cammino non sia il demone Whistler come abbiamo visto nella stagione 2 di Buffy negli ultimi episodi, né tantomeno Doyle, ma che sia questa strega dal nome Lilith, e pare che non sia Lilith solo di nome ma anche di fatto, ovvero pare che sia realmente Lilith, che per chi non sapesse chi è la prima Eva, la Eva malvagia, che nella mitologia nostra, diciamo occidentale, ebraico-giudaico-cristiana, pare essere la madre di tutti i vampiri. Non so se vogliono dare davvero questo peso a questo personaggio, oppure se è un personaggio di passaggio come Whistler per introdurre Angel in questo mondo per poi sparire in qualche modo, oppure diventerà un Big Bad, oppure che ne so, non lo sappiamo. Sappiamo solo che si chiama Lilith, che è molto potente, che si definisce appunto molto antica e che pare voglia aiutare Angel per qualche motivo. È esattamente però il personaggio di Whistler, perché dice di come non gli importa molto delle faccende umane, ma di come voglia dare equilibrio tra il bene e il male. Non temete che nonostante sia ambientata a Los Angeles la prima storia di questo numero, Angel, suo appunto suggerimento di Lilith, si trasferirà subito a Sunnydale perché Lilith dice che ci sarà bisogno di lui. Non specifica che ci sarà una cacciatrice, però è molto vaga, ma dirà che ci sarà bisogno di Angel a Sunnydale. Esattamente come nel reboot a fumetti di Buffy, anche in questo numero vogliono mostrare subito la differenza marcata tra gli anni 90 e gli anni 2020, ovvero il fatto che quest'era, quest'epoca sia satura di social network, di mezzi di comunicazione immediati. E vuole proprio mostrare anche il male che si cela nella rete. Non vuole assolutamente demonizzare
i social network, ma vuole sfruttare questo argomento per raccontare delle belle storie. Credo che l'universo di Buffy, che negli anni 90 ha raccontato i demoni interiori del percorso dell'adolescenza, sia il mezzo perfetto per raccontare i demoni che ci sono adesso nell'adolescenza, come appunto il bullismo, il male che si è trasferito dai banchi di scuola direttamente nella rete, dietro a uno schermo, dietro agli haters senza un volto, senza una faccia. E qua, in questo numero, c'è proprio un demone che sfrutta questa cosa, assorbendo, diciamo, quello che le povere vittime si vogliono sentir dire, cioè che sono belle, che sono amate. Un po' come è successo anche in una delle prime puntate della serie di Buffy, in cui c'era un demone che attraverso, per altri motivi, attraverso la rete, cercava di riottenere potere prendendo a sé degli accoliti, dicendo loro che li amava, che li voleva bene, eccetera. Come accadeva anche nella serie TV Angel, vediamo dei flashback di quando Angel era Angelus, di quando era un parruccone negli anni, nel 700 all'incirca. Qui viene introdotto un nuovo personaggio che lì per lì ho pensato che fosse Darla e che venisse introdotta la generazione di Darla come vampiro dal maestro. Poi però vediamo che non è il maestro ma è Angelus. Ho pensato che magari Darla in questo universo venisse generata da Angel e non viceversa. Poi invece scopriamo che si chiama Mara e che è una vampire huntress, è una cacciatrice di vampiri come Holtz, non una slayer come Buffy, o almeno non c'è dato saperlo, magari è anche un ammazzavampiri, una slayer, non lo sappiamo. Sappiamo solo che c'è questa battaglia tra Mara e le forze di Angelus, e Angelus poi prevale, vince e vampirizza questa Mara, chiamandola Marius. Quindi c'è questa abitudine che continua di dare un nuovo nome ai vampiri una volta che sono rinati come tali. Tra l'altro c'è questo gioco di parole: Mara, Marius, Angel, Angelus, molta fantasia. Dice anche che Marius significa ascia, in realtà io ho cercato ma non so in quale lingua Marius significa ascia, aiutatemi voi. Sicuramente questo personaggio, che viene introdotto solamente nel flashback, come abbiamo visto anche nella serie TV di Angel, poi verrà sicuramente sfruttato in futuro, potrebbe essere un personaggio molto interessante, potrebbe essere un villain di Angel, come Holtz appunto, ma con molto più fascino, anche per il fatto che è una donna e non è un uomo, quindi potrebbe nascere anche una relazione amorosa tra Angel e questo vampiro Marius, non si sa, lo scopriremo più avanti. Un'altra cosa curiosa, che anticipa un pochino i tempi tra quello che è successo nella storia originale, in questo reboot i personaggi, i comprimari di Angel, della serie TV Angel, mi riferisco a Fred, Winifred Burkle e Gunn, vengono già introdotti ora. Ancora prima che Angel appunto vada a Sunnydale e incontri Buffy. Mi viene da pensare che l'intenzione sia di formare già due squadre, ovvero la Scooby Gang a Sunnydale e la Angel Investigation a Los Angeles, e l'intento degli autori sia quello di far unire le due squadre, di far collaborare le due squadre fin tanto che c'è questa relazione tra Buffy e Angel, che appunto deve sbocciare, deve nascere, deve crescere, deve fare i suoi danni e poi dovrà essere troncata, per fare in modo che gli avvenimenti succedano più o meno come è successa nella storia originale, la storia originale che abbiamo tanto amato. Nulla vieta di cambiare le carte in tavola, però penso che dei punti saldi verranno mantenuti, proprio per non deludere i fan di vecchia data. Sarebbe molto interessante vedere collaborare le due squadre, perché è una cosa che comunque nel telefilm abbiamo visto poco. Per esempio Gunn e Fred non credo abbiano mai nemmeno conosciuto Buffy in persona. Qui abbiamo la possibilità di vedere questa cosa, di vedere un cacciatore come Gunn incontrare una slayer come Buffy. Sarebbe molto molto carino. E poi finalmente non vedremmo Angel come una costola di Buffy per tre stagioni. Angel avrebbe già il suo gruppetto, diciamo, di amici, una sua squadra d'azione, che nelle prime stagioni non ha. Angel è il muscolo di Buffy, fondamentalmente, come combattente nella squadra, prima di diventare il nuovo leader della nuova squadra, l'Angel Investigation, e avere i suoi comprimari. Qui avrebbe già i suoi comprimari, sarebbe molto
fico da vedere come si rimescolerebbero queste carte in tavola. Sarebbe anche molto strano vedere come Angel conosca Fred e Gunn ancor prima di conoscere Wesley e Cordelia, anche perché se Cordelia attualmente è una sedicenne nel 2020 a Sunnydale, Wesley nemmeno è stato introdotto, perché abbiamo ancora Giles, non c'è ancora il bisogno di un secondo osservatore, quindi chissà quando e se verrà introdotto. E soprattutto a questo punto, dato che non verrà introdotto subito, potrebbe esserci anche di nuovo il personaggio di Doyle. Sarebbe molto carino omaggiare il personaggio di Doyle. Tra l'altro è già stato omaggiato perché l'amico che Angel salva quando era bambino e che continua a essere suo amico in età adulta, si chiama Francis, sicuramente un omaggio a Allen Francis Doyle, il personaggio di Doyle, che poi anche viene eliminato nella settima puntata della prima stagione. Concludo facendovi vedere qualche tavola di questo fantastico numero, appunto, come dicevo, edito dalla Salda Press. Vediamo appunto di nuovo la copertina che viene riproposta sul retro. Qua un altro disegno in cui ci sono delle persone, probabilmente dei vampiri o degli zombie, che camminano su un ponte. Sotto c'è un demonietto qui sotto, un diavoletto, ma andiamo a vedere delle immagini ben più interessanti di come ci sia un Angel e forse una Buffy già qui in un disegno. Poi vediamo questo, il demone che della paura, se non sbaglio, delle, non so se della prima o della seconda stagione di Buffy, che era nell'ospedale con i bambini, che giocava sulle loro paure, non mi ricordo, era tipo il Babau, un personaggio davvero terrificante. Qui vediamo un altro compianto attore della serie TV Angel, Andy Serkis, che purtroppo ci ha lasciato nel 2004, che interpretava il personaggio dell'host del Caritas dal nome Lorne. Qua vediamo la bestia della stagione 4 di Angel. Qua francamente non so che cos'è, aiutatemi voi. Vediamo un Angel a torso nudo per le signore. Qua vediamo l'Angel Puppet della stagione 5. Qui vediamo un Angel col capello un po' più lungo, un altro Angel. Qui vediamo il classico Angel con lo sguardo tipico di Boreanaz nella stagione 1, quindi con la maglietta bianca e il giubbetto. E qui vediamo delle copertine alternative, in cui vediamo un Angel del 700 e un Angel in era moderna, con la faccia normale e la faccia da vampiro. Un numero che un vero fan di Angel dovrebbe avere. Sicuramente il livello è salito dal numero 2 di Buffy, che aveva un pochino deviato su quella che è la mitologia vampiresca del mondo di Buffy. Qua non sembra non venire alterata più di tanto. La qualità è altissima, spero tanto di non essere deluso nel numero che vedrò più avanti, che sarà un crossover che si chiama, mi sembra, Benvenuti alla Bocca dell'Inferno o qualcosa del genere. Comunque lo vedremo sempre a novembre e ne parlerò. E poi ci sarà il numero 3 del reboot di Buffy a gennaio. Restate sintonizzati se siete interessati. Non vorrei fare come il demone dell'ultima storia, ma se vi va iscrivetevi al mio canale YouTube e agli altri miei social, tra cui Instagram e tra cui anche il sito Viola, che vi metto tutti qui sotto in descrizione. Cliccate e mi raccomando, soprattutto sul sito Viola, mercoledì sera farò una live di video party, grazie anche ad Amazon Prime Video, in cui guarderemo insieme la stagione 2 di Buffy, che è quella più significativa per Angel. Quindi se siete interessati, mi raccomando, segnatevi questo promemoria. Io come sempre, con l'inchino e con l'imbuto, vi saluto e arrivederci al prossimo video.